di disigur, un luogo più simbolico di usagrivizio di soldati corsi, mentre aveva di 14. Sento che c'è qualcosa, piatto come un segreto. Agosto 304, vicino al paese di Nanargon. Qui, in 1916, un famoso reggimento 173, composto di corsi per la maggior parte, si adabata per ripilare Agosto ai tedeschi, che provano dentro in Verdun. Qualche rigodo. Un 16, quando si sa che la battaglia di Verdun, la maggior grande battaglia di Verdun, principia il 21 febbraio 16, e come l'animale non riesce nemmeno a entrare in Verdun dall'est di Ciaragno, hanno provato di dare intinada a Verdun, a Nanargon, e hanno provato di passare, ma non passano nemmeno, e qui si trovano nella strada di Monda i reggimenti, e soprattutto un nostro reggimento 173. E Monda sono cascati qui in 16, da un mese di maggio, mese di giugno, e soprattutto c'era un caldo come non c'era mai stato, e i soldati si sono trovati a papida Sagosta qui. Era difficile per i soldati, ci sono i testimoni, per dire che c'era puzza di tanti soldati morti qui, che sono cascati, non si poteva mica intarare. I tedeschi non riusciranno mai a entrare in Verdun. Ma i combatti sono stati veloci. In certi momenti, sono 120 bombardamenti a minuto che sono tirati lui. 10.000 soldati francesi, fra i quali numerosi corsi, cascarono nel agosto 304 e nella foresta di Moron. Il 173 è stato sempre arrivato perché di già al principio, il 20 agosto 14, hanno 3.300 uomini che facevano il reggimento, hanno perso di già la metà del reggimento. Dunque, il reggimento 173 da essere arrivato, Monda Olti, si parla di 5 volte. Ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Per non scordarsi del reggimento 173, un monumento è stato alzato in Nanargon. L'associo Ayotzi Teli, che si impegna per la memoria dei soldati corsi della primavera, rende omaggio quasi tutti gli anni a Stomega Scattivi. Sur cette butte-là, on y fait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. I gorsi erano di nuovo presenti in Vauquois, nonta un'altra goulette, a 10 km di Nanargon. I 16, i tedeschi, hanno fatto sposa qui una mina di 60 tonni che tombò una centina di soldati francesi. Un tavone di 70 metri di largo e profondo di 30 metri è sempre qui più di 100 anni dopo. Les Éparges, ultima tappa di Oyore e altro luogo di battaglia di 173. En Cougui, i tavoni di mine sono sempre presenti. Il Goulinello Xavier Pierson, anziano militare e maire di Agumone, ci conta gli avvenimenti accaduti in questo luogo. La battaglia commence le 17 février 1915, c'est-à-dire 6 mois après le début de la guerre. Pourquoi elle a lieu? Tout simplement parce que lorsque, à l'automne 1914, les offensives sont arrêtées, les Allemands retournent en arrière, ici sur le piton des Éparges, avec la vue que vous voyez derrière. C'est un piton stratégique. Lorsqu'on arrive à Pâques, 5 avril 1915, on n'a conquis que la moitié de la crête. Il reste donc l'autre moitié. Eh bien, on va mettre toute la guerre pour conquérir la crête. Et là où on est, c'est-à-dire au bout de la crête, ce n'est que le mois de septembre 1918. Avec les Américains. Mmh. Ici, il y a eu des Corses qui se sont battus, le 173e RI. Bon. Comme je l'ai dit tout récemment, les Corses ont donné beaucoup pour la France. C'est une des régions, un des départements, comme vous voudrez, qui a donné le plus de morts
proportionnellement la France avec les Bretons. Bon, et pourquoi je le disais? Tout simplement parce que c'était des soldats d'élite. Là, il y a un mètre carré, nous. Il y a un mètre carré entre nous trois. Il y a trois obus, là. Vous devinez, ça? Il ne reste plus rien de nous trois. Plus rien. Igor, hanno battuto tutta linea di fronte, da frontiera in qua Svizzera, sino al mare di Nord. Su passi luoghi appena particolari, ci varrà martia tutta settimana, non te isopassi.